sfida infuocata quella dell'Alvise de Toni, dove sono in palio punti pesanti per Alleghe e Bolzano, che necessitano con urgenza di una vittoria per uscire da un periodo difficile. Padroni di casa, dopo 6 sconfitte di fila, si trovano solitari in nona posizione, mentre i Foxes sentono sul collo il fiato dell'Asiago e sono reduci da 2 brutte sconfitte con Pontebba ed Asiago. Per la trasferta in terra veneta, coach Adolf Insam ha a disposizione l'intera rosa, mentre l'Alleghe deve rinunciare a Brad Bonello. Dopo 40 secondi di gioco, l'Alleghe si fa subito notare. Vince Rocco lancia Veggiato, che cincisca al momento del tiro recuperato da Marco Insam. Prosegue la pressione dei padroni di casa, Peter Sarno da dietro porta smarca Kovacevic, che tira di poco a lato. Con Rosario Ruggeri appena rientrato dalla panca puniti, l'Alleghe passa in vantaggio. Peter Sarno prende il disco dalla sua difesa e, godendo di massima libertà, arriva alla conclusione che risulta vincente. All'8:09 si sblocca il punteggio grazie al nuovo acquisto in casa Alleghe, che dopo la rete messa a segno in casa della Valpusteria va in gol anche alla seconda uscita con la maglia delle civette. La reazione del Bolzano è timida, Freiter si incunea nella difesa avversaria, Gordon controlla e conclude centralmente. In finale di tempo i Foxes si fanno vedere con più convinzione, inserimento centrale da parte di Danny Irman, che chiama l'intervento Dennis, il quale va a bloccare in 2 tempi per evitare guai peggiori. Le ultime azioni del Drittel sono però dei padroni di casa, Mac Faulkner controlla bene in avanti e serve Veggiato, il quale impegna Zaba da posizione ravvicinata. Aguardini ancora protagonisti sotto porta ad 1 minuto dalla sirena. Anger cerca sotto porta Faulkner, il quale arriva con un leggero ritardo. Il disco rimane vivo e dopo un tentativo di De Toni può partire il contropiede ospite, con Zisser che va via bene e cerca Bernard, ma Dennis è attento. Alla prima sosta l'Alleghe è avanti per 1-0. Alla ripresa del gioco il Bolzano si fa più intraprendente. Disco buono per Scandella, che ha spazio per tirare, con una bomba centra Dennis sulla maschera. Portiere rimane stordito ma si riprenderà in fretta. Pronta la risposta veneta, Fabrizio Fontanive guadagna il disco in avanti, subentra Peter Sarno che vale la tiro da posizione vantaggiosa senza fortuna. Ancora Alleghe sugli scudi, Vince Rocco alza bene la testa e serve Carlo Lorenzi, il quale da posizione defilata impegna comunque Zaba. Con Tyson Marsh in panca puniti è ancora e comunque l'Alleghe a farsi notare. Errore in impostazione da parte del Bolzano che favorisce il contropiede di Peter Sarno, il quale in becca Anger sotto porta che però non riesce ad insaccare. Nonostante le difficoltà oggettive, i Foxes trovano la via del pari. Mazzolini smarca Scandella, che a tu per tu con Dennis mette dentro. Al 33:14 i biancorossi pareggiano i conti grazie all'ottavo gol in campionato di Giulio Scandella, che riesce a far uscire i suoi da una situazione assai complicata. Nel finale di tempo altra occasione per gli ospiti, Egger per Insam, il cui tiro è preda di Dennis, tappin vincente di Mazzolini ma gol annullato. Probabilmente il direttore di gara vede il disco controllato da Dennis e per questo ritiene irregolare l'azione del numero 42. Parità al 40° minuto, le due formazioni si trovano sul punteggio di 1-1. In avvio di terzo tempo, con l'uomo in più, l'Alleghe punge ancora. Anger mette dentro, Zaba fa impennare il pack, né Faulkner né Bowman intervengono. Passa qualche istante ed è il Bolzano a portarsi in vantaggio. Disco da Bernard a Susa, il quale controlla bene nello slot ed insacca. Al 43:22 si ribalta la situazione. Ora sono i Foxes a condurre. Per Sosa si tratta del 14° gol in stagione. Un minuto dopo Scandella parte in contropiede e viene fermato con le cattive da Scoville. Rigore per il Bolzano, dunque è battuta affidata allo stesso Scandella. Il numero 32 parte poco convinto e conclude centralmente favorendo la parata di Dennis. Con De Biasio in panca puniti ci prova ancora la formazione altoatesina. Fretter in becca Irwin, chiuso sul primo palo da Dennis, poi Susa non arriva nello slot. A metà tempo nuova chance per i Foxes. Irman pesca Fretter, la cui deviazione da sotto non trova lo specchio della porta. Il disco rimane vivo con lo stesso Fretter, che va a controllarlo e a cederlo poi a Irman, il quale viene ancora stoppato da Dennis. Poi nuovamente Fretter e Dennis a dire di no. Nel finale però tornano protagoniste le civette. Rocco taglia il ghiaccio per Mac Faulkner, che anticipa Insam ed impegna Zaba.
alla fine con l'uomo in più l'Alleghe pareggia i conti. Tiro di Scoville, disco che vaga sotto porta e tocco vincente di Fabrizio Fontanive. Al 58.03 gli Aguardini rimettono la sfida in equilibrio, sfruttando al meglio l'uomo di movimento in più. Sono 12 gol in campionato per Fabrizio Fontanive. Pochi secondi dopo la realizzazione, Irmen controlla nel terzo attacco e vede, favorendolo, Gordon che chiama al miracolo Adam Dennis. Al 60esimo il punteggio è di 2-2 e si va così all'overtime. La paura di perdere però la fa da padrona e saranno così i rigori a decretare il vincitore di giornata. Parte l'Alleghe con Veggiato, conclusione sotto l'incrocio e nulla da fare per Zaba. Risponde Egger sull'altro fronte, disco che si infila in fondo al sacco. Di nuovo padrone di casa alla battuta, Peter Sarno centra il palo alla destra di Zaba. Il Bolzano invece non sbaglia mai. Insam fredda Dennis con un missile dalla breve distanza. Rocco deve tenere in vita i suoi, ma il goalie ospite si oppone, regalando così il successo ai suoi e festeggiando anche in maniera abbastanza polemica. Il Bolzano si aggiudica così due dei tre punti in palio, venendo però agganciato al terzo posto dall'Asiago. Per l'Alleghe un punticino che tiene ancora accesa la speranza, anche se i punti dal Cortina, ottavo, sono ben 5.